In questi mesi sul nostro Instagram avete visto tutta una serie di microrganismi ritrovati in stagni, pozze d'acqua, fontane e devo dire che la cosa mi ha piuttosto incuriosito. Per questo abbiamo deciso di approfondire l'argomento e abbiamo una sorpresa per voi. Ecco qua, ci troviamo nei pressi della Magliana, vicino a uno dei parchi che sta sulle rive del Tevere. Andiamo a fare dei campionamenti. Questo è il Parco della Magliana, un posto a Roma sulle rive del Tevere in cui si può passeggiare, stare insieme, allenarsi e via dicendo. La parte più bella del parco, a parer mio, sono le vasche di fitodepurazione. Il loro funzionamento in questo parco è didattico, ma pur sempre interessante. In pratica, l'acqua che serve il parco, quella della fontana principale e quella dei giochi d'acqua, prima di essere reimmessa nel Tevere, viene filtrata e depurata dalle piante e il microbiota presenti nelle vasche. Infatti, come insegnano alle medie, l'acqua, in condizioni naturali, si autodepura. Il mio scopo è quello di fare dei campionamenti per fare delle osservazioni al microscopio. Per farlo, agirò in maniera semplice. Con una pipetta Pasteur preleverò dell'acqua dalle vasche in vari punti, anche in profondità. Poi, con le mani, preleverò del materiale solido. Alghe, foglie. Farò tanti campionamenti al fine di portare a casa più materiale possibile. Diamo un'occhiata? L'allestimento del vetrino è piuttosto semplice. Mettiamo del materiale sopra con la pipetta Pasteur e copriamo con il coprivetrino. Pronti? A prima vista sembra tutto molto confuso. E un paramecium fa subito bella mostra di sé. Ma ce ne occuperemo dopo. Iniziamo da loro, le diatomee. Alghe unicellulari che gironzolano sul nostro pianeta da 145 milioni di anni. Le diatomee si trovano in acqua dolce e salata e sono un'importantissima fonte di ossigeno per il pianeta Terra. Trovarle beate in una vasca vicino al Tevere mi fa pensare che, nonostante tutto, la natura prosegue il suo corso e va avanti, inarrestabile. Le diatomee sono responsabili di un quarto dell'ossigeno che respiriamo. Hanno uno scheletro siliceo chiamato frustolo. Possono utilizzare la fotosintesi grazie a dei cloroplasti e sono solite vivere sole o in comunità. Insomma, da sole stanno una pacchia, ma non disdegnano assembramenti. Queste due danzatrici ancorate a delle molle sono delle vorticelle. Sono protozoi che vivono in colonie. Una loro caratteristica è lo pseudopodo, un'estroflessione mobile, simile ad una molla, che le tiene ancorate al fondale. Se notate bene, la loro cavità orale è piena di ciglia, che, creando un vortice, consente loro di nutrirsi. Sembrano proprio degli aspirapolveri danzanti. Paramecium è un organismo eucariote unicellulare. Avete capito bene? Quella che vedete è una singola cellula lunga 0,2 mm. In natura è facile trovarli. Ora, analizzando molto da vicino il nostro amico, scopriamo che sull'intera cellula sono presenti dei prolungamenti di uguale lunghezza. Queste strutture filiformi sono le ciglia, che consentono al paramecium di muoversi liberamente in acqua. Battendo le ciglia ritmicamente in sequenza, una sequenza che ricorda un'ola fatta allo stadio, questi organismi seguono una traiettoria a spirale. Quando incontrano un ostacolo sul loro percorso o percepiscono uno stimolo negativo, semplicemente cambiano direzione. È questa la filosofia del paramecium.
Descritti per la prima volta da Anton van Leeuwenhoek alla fine del 1600, i rotiferi sono un piccolo filum di circa 2000 specie. Sono piccoli metazoi, ovvero organismi formati da più cellule, e misurano dai 50 ai 2000 micrometri. Una delle loro caratteristiche è l'apparato rotatorio, costituito da ciglia localizzate nel segmento encefalico. Queste strutture assomigliano a vere e proprie ruote, da qui il nome rotiferi. Dalle immagini si vede bene anche il mastax, ovvero un vero e proprio apparato masticatore. Ruba la scena al nostro amico rotifero un piccolo crostaceo, sembra un Acroperus arpe, che insieme ad altri microrganismi fa parte del plankton. Questo crostaceo normalmente viene trasportato dalle correnti, godendosi quello che la natura gli offre. Ora, improvvisamente, si trova intrappolato in una singola goccia d'acqua. Liberiamolo immediatamente. Questo è un lecane, che ha appena deciso di rompere le scatole ad un piccolo verme. Si sente sicuro, protetto dalla sua corazza. Somiglia ad una sorta di tartaruga. Il piede caudale appuntito consente al lecane di spostarsi. Questo è un coleps. È un protozoo corazzato che, tra le altre cose, ha una strana fama, ovvero quella di essere considerato un netturbino. È solito infatti fare piazza pulita degli altri organismi morti. Molti paragonano la forma di questi organismi ad una botte. A me ricorda invece una granata di quelle giocattolo che spruzzavano acqua. Al di là della loro forma, i coleps sono dei veri e propri divoratori di morti, ed è facile trovarli in gran numero dopo qualche giorno dalla raccolta del campione. Questo non è il famigerato mostro di Loch Ness, ma è un protozoo unicellulare chiamato Euglena viridis. Ne ho trovati parecchi in un punto della vasca. Una sua caratteristica è lo stigma rosso, o macchia oculare, composto da carotenoidi sensibili alla luce. Possiede cloroplasti e pigmenti come clorofille che lo fanno apparire verde intenso al microscopio. In condizioni sfavorevoli, questo organismo può passare ad uno stadio di resistenza, oppure può associarsi ad altri individui formando un'associazione che va a costituire uno strato superficiale sulle acque stagnanti. Siamo giunti alla fine di questo breve viaggio nel mondo del microscopico. Se il video vi è piaciuto, mettete like, commentate scrivendo qualcosa di bello, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, e noi ci vediamo alla prossima!